eBay ha lanciato una delle più grandi partnership degli ultimi anni, la partnership con Payoneer. Oggi voglio parlare con te di cos'è Payoneer, cosa significa questo per eBay e tutto quello che devi sapere di questa partnership. Quindi resta qui. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Questa settimana non ci siamo visti, questo è il primo video della settimana, anche se è sabato. Per una serie di circostanze ho tenuto un webinar sul marketplace, su Facebook Marketplace, o meglio sul dropshipping su Facebook, però in lingua inglese. Anzi, fatemi sapere se vi interesserebbero contenuti del genere in lingua italiana. Poi ho anche una brutta notizia perché mi è caduta la fotocamera. Funziona, sto registrando, però l'obiettivo grandangolare che utilizzo per registrare i video si è letteralmente, non lo so, incastrato. Lo sto usando in questo momento, quindi se mi vedete sfocato o ci saranno problemi di ripresa, io in ogni caso pubblicherò il video, però sappiate perché c'è successo questa cosa. In pratica l'obiettivo, questo è un altro obiettivo che non posso usare per questi video, non fa più questo movimento, mi si è tipo piegato, e si è incastrato. Ora, sicuramente se c'è qualche fotografo chissà quanto me ne sta dicendo, però questo, infatti se vedete questo lato è sfocato, penso che dipenda da questo. Ora, devo risolvere, devo prendere un altro obiettivo, ma intanto sto registrando così da continuare i video e soprattutto darvi questa notizia su eBay perché è molto molto importante. Quindi, per la grafica sappiate che è dovuto al fatto che mi è caduta la fotocamera. Allora, torniamo un attimo all'argomento. Se non mi conosci, sono Daniele, un e-commerce manager esperto nel dropshipping su Marketplace, specialmente di eBay, e oggi voglio parlare appunto con voi di eBay. eBay 2 giorni fa ha lanciato una bomba mediatica, cioè la sua partnership con Payoneer. Payoneer.com è un servizio, un processore di pagamento simile a PayPal, anche se con molte differenze sostanziali, e che sta crescendo moltissimo. Pensate che nel 2020 ha processato 44 miliardi di dollari in pagamenti, quindi comunque cifre di tutto rispetto. Ora, come sapete, eBay sta mettendo tutti i venditori sul Manager Payments, sui pagamenti semplificati in italiano. Questo significa che devi inserire un tuo conto bancario, devi e ti manderanno i pagamenti direttamente sul tuo conto bancario. Ora, la partnership su Payoneer, quello che sospetto, è stata lanciata perché in alcuni paesi non è disponibile l'altro processore, perché praticamente eBay utilizza Haiden, che è un processore di pagamento, lo stesso che utilizza Etsy per processare i pagamenti. Quello che verifica in pratica il tuo conto bancario e ti manda realmente i soldi, perché non è eBay diretto, perché eBay non processa i pagamenti diretti. Ora, in alcuni paesi questo Haiden non è disponibile, quindi quello che sospetto è la partnership di Payoneer è nata per coprire quei paesi in cui non potevano. Per esempio su Etsy in alcuni paesi ancora non c'è la Etsy Payments, molti sono costretti a utilizzare PayPal. Ora, quello che è interessante è che sicuramente con questa partnership chiunque potrà utilizzare Payoneer anziché il proprio conto bancario. Cosa significa questo per noi venditori? Significa che quando tu vendi qualcosa su eBay riceverai i soldi direttamente su Payoneer. Invece con il conto bancario devi aspettare che eBay te li manda, quindi devi aspettare un giorno più altri 2 giorni, nel weekend non li manda, quindi in ogni caso dovrai aspettare qualche giorno. E questo può essere fastidioso e molte persone preferiscono avere i soldi immediati, tipo me. Non è solo questione di budget, è proprio questione di fastidio che qualcun altro tiene i tuoi soldi, ok? Penso che siamo tutti d'accordo. Ora, Payoneer sarà disponibile, da marzo è disponibile in molti paesi, non tutti contemporaneamente, quindi dovrete attendere per averlo anche in Italia o comunque per essere avere la possibilità di collegarlo. Come funzionerà il collegamento? Dopo andiamo a vedere anche i requisiti. Il collegamento funzionerà che tu in pratica inserirai la tua email Payoneer e collegherai il tuo conto a eBay, un po' come funziona identico a PayPal. Quindi quando qualcuno acquisterà tramite eBay, tu riceverai i soldi sul tuo conto Payoneer. Dal tuo conto Payoneer li puoi poi trasferire sul tuo conto bancario oppure tenerli sul conto Payoneer, perché Payoneer ti dà la possibilità di avere anche una carta di debito.
a differenza di PayPal, o meglio a differenza di PayPal italiano, perché nel Regno Unito e in America PayPal tipo, ha le Mastercard, Pioneer ti dà la possibilità di avere più IBAN bancari, per esempio quello in dollari, quello in pounds o quello in euro. Questo significa che se tu sei un venditore internazionale e vendi per esempio in America e vendi in dollari, puoi ricevere i soldi direttamente in dollari e puoi spenderli in dollari. Quindi mettiamo che tu fai dropshipping in dollari, ricevi pagamenti di eBay in dollari su Pioneer, utilizzi la carta Pioneer per pagare in dollari oppure per fare trasferimenti bancari in dollari ai tuoi fornitori o ad altre persone, senza fare cambio. Questo è un significativo risparmio di soldi. Oppure puoi fare il cambio e rendendo Pioneer dovrebbe avere delle tariffe, ovviamente delle commissioni, ma dovrebbero essere leggermente più vantaggiosi del 3,4% di PayPal. Quindi questo è un vantaggio. Oppure puoi trasferirli nel tuo conto bancario in dollari se ce l'hai, o il tuo conto bancario in euro facendo la conversione. Un'altra cosa positiva con Pioneer è che prenderà molto più piede, quindi in tutto il mondo, e potrai cominciare a utilizzare Pioneer e mandare i soldi ad altre email, che con Pioneer tu puoi mandare pagamenti a un'altra email Pioneer come fai con PayPal. Questo è un altro vantaggio. Sicuramente potrai pagare le tariffe eBay, no, le tariffe eBay ora se le prendi in automatico, quindi non avrai bisogno di pagarle. Ora, qual è l'altro lato della medaglia? Il problema è che Pioneer può risultare un po' complesso. Io utilizzo Pioneer, non tantissimo, però è leggermente complesso nell'utilizzo, almeno fino a quando non lo capisci, e soprattutto è estremamente complesso registrarti, ti chiede un casino di documenti. Ora, Pioneer dice che se hai già un conto esistente puoi collegare su eBay, o se no lo puoi registrare in fase di collegamento con eBay. Ora, il fatto è che da quello che ho letto, da quello che ho visto, e questo qua ne è uno svantaggio, non è necessario, cioè non è abbastanza avere il conto Pioneer verificato per collegarlo a eBay come succedeva con PayPal, ma dovrai fornire ulteriori documenti a Pioneer o a eBay, non si è capito, penso a Pioneer, per fare la verifica. Ora, questo potrebbe essere non un problema per alcuni, però comunque ovviamente allunga il tempo di verifiche e allunga tutte le rotture di palle. Perché alla fine stiamo parlando di questo. Quindi dovrai dare ulteriori documenti. Invece, se utilizzi pagamenti semplificati di eBay attendo con il tuo IBAN, solitamente non c'è bisogno, al massimo ti chiedono un estratto conto. Ora c'è però un altro vantaggio: se non utilizzi pagamenti semplificati, eBay ti manda i soldi dopo 2, 3, 4 giorni, ok? In base alla tua scelta. Se utilizzi PayPal può bloccare il tuo denaro in entrata, o comunque per i trasferimenti passano un paio di giorni, tempo del trasferimento. Ma soprattutto noi sappiamo benissimo che PayPal ti applica i 21 giorni di sospensione dei soldi e tutte queste cose. Con Pioneer non accade, almeno ad ora. Quindi questo è un vantaggio molto molto strategico per chi è low budget, per chi ha poco budget. Ora, io penso che sicuramente Pioneer inserirà dei pending, delle cose del genere, una volta che entra con eBay, ma per ora non lo chiede, non ci sono sospensioni, non ci sono blocchi dei soldi, significa che tu avrai i tuoi soldi letteralmente quando vendi, e questo è molto molto utile se devi spendere i tuoi stessi soldi per far girare il cash flow. Su Pioneer quello che può accadere però è che alle volte, almeno utilizzando fuori da eBay, non mi riferisco a eBay, può chiederti delle verifiche per i pagamenti di entrata. Per esempio, a me mi è accaduto che mi ha chiesto dei documenti, molti documenti con pagamenti di entrata, in realtà, tipo URL del negozio, cioè sito del negozio, screenshot del mio conto PayPal, perché è un trasferimento da PayPal, screenshot del mio conto dove ho ricevuto, che ho processato il pagamento, e spiegazioni del pagamento. Ora, non è nulla di grave, ci ho messo 4 giorni alla fine a farmi dare il pagamento, perché comunque ho mandato per 2 volte il documento sbagliato, perché non era molto chiaro cosa volevano. Il punto però, la cosa positiva è che Pioneer ha un buon supporto clienti, sono molto veloci da quello che ho visto, hanno anche la live chat in inglese, in italiano la live chat non è disponibile, quindi comunque in tutti, diciamo alla fine dei conti non mi trovo male con Pioneer.
Questa è un'alternativa. Una cosa importante da sapere se vuoi utilizzare Pioneer con eBay è che tutti i dati dovranno combaciare tra eBay e Pioneer, se no non si linka. A differenza di PayPal, se su PayPal potevi utilizzare qualsiasi tipo di PayPal, anche di un tuo parente, di un tuo amico, per qualsiasi motivo, magari non avevi PayPal o non lo so, quello che vuoi. Su Pioneer non sarà possibile. Su Pioneer sarà un linkaggio come un vero e proprio conto bancario, quindi i dati dovranno combaciare. Questa è una brutta notizia per alcune persone, ma è così. Ora, la cosa positiva è che se ti trovi in un paese che non aveva, diciamo, per esempio la Russia, non aveva l'accordo per fare il management payments di eBay, è che lo potrei usare. Questa, ora, andiamo a un'altra bella notizia. Questa è una bella notizia per chi è stato sospeso da PayPal. Tutte le persone che vendevano su eBay e sono state sospese da PayPal e hanno avuto il blocco di 180 giorni, e siete in molti perché molti mi avete anche contattato, potranno continuare a vendere su eBay utilizzando Pioneer o utilizzando il conto bancario. Quindi c'è sempre il risvolto della medaglia. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti like al video così mi fai crescere, siamo diventati davvero numerosi. Se no non ti porto più contenuti, eh? Quindi iscriviti. Detto questo, ragazzi, credo che questa partnership non sia proprio vantaggiosa per tutti, però perché da un lato si possono ampliare le possibilità di eBay per ricevere i pagamenti, dall'altro lato secondo me Pioneer, una volta fatto questa partnership con eBay, oltre a crescere, comincerà a inserire blocchi e cose varie. Ma questo lo andremo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao, alla prossima!